Consiglio regionale riunito in seduta solenne per il Giorno della Memoria. Ad aprire i lavori il Vicepresidente Stefano Scaramelli, il Presidente dell'Aula, Antonio Mazzeo, è impegnato a Roma per le elezioni del Capo dello Stato. Conoscere è necessario, dice Scaramelli, fa proprio le parole di Primo Levi anche dopo gli ultimi fatti di cronaca. Perché quello che è successo è molto grave, l'abbiamo denunciato, abbiamo chiesto qualora possibile al Consiglio regionale di costituirsi anche parte civile, perché la Toscana è terra di diritti, è terra di solidarietà, è terra di rispetto e credo che noi, la nostra terra, la Toscana, non possiamo far altro che denunciare quanto è successo, ma stare vicini al ragazzo, alla famiglia, far sentire. Loro stessi, parte attiva della Toscana, e mi auguro che il Consiglio regionale e la Regione sarà al loro vicino e potrà dare loro tanto di quello che, magari, solamente in questi giorni è stato tolto rispetto al diritto alla propria libertà, all'espressione, a essere se stessi. A parlare in aula poi lo storico Michele Sarfatti, uno dei massimi esperti di leggi razziali in Italia. La sua famiglia fiorentina fu costretta all'esilio in Inghilterra durante gli anni della persecuzione di questo folle ma umano purtroppo percorso di persecuzione e di tentativo di sterminio totale degli ebrei d'Europa. È stata una vicenda che ha travolto l'intero continente con alcune limitate eccezioni e che ha avuto... Qualche cosa di, in fondo di abbastanza simile alle epidemie, a quelle di colera o a quella del covid attuale. Ed era basata sull'antisemitismo, sull'odio verso gli ebrei per il semplice fatto di essere ebrei. Quindi verso tutti: verso i bambini, verso gli anziani, verso i lattanti, verso uh, gli adulti. Ha toccato anche l'Italia con tempi eh, specifici legati all'esperienza del fascismo. È nell'autunno del 1943 che Mussolini decide di eh, implementare eh, la deportazione per, verso l'assassinio degli ebrei anche del nostro paese e aveva già iniziato nel 1938 con delle, una legislazione anti-ebraica molto dura, molto forte e rigida che aveva iniziato a separare gli ebrei italiani dagli altri italiani. Quale fu il comportamento degli italiani? Gli italiani non ebrei si sono comportati in... 100.000 modi diversi, c'erano quelli che erano antisemiti, c'erano quelli che hanno lottato contro l'antisemitismo, in realtà abbastanza pochi all'inizio, anche perché il ventennio di dittatura aveva pesato molto e impedito specialmente alle giovani generazioni di ragionare sul presente. Eh, gli i sentimenti e i comportamenti di solidarietà sono cresciuti dopo, quando è stata messa in discussione la vita stessa degli ebrei. Oggi, anche dopo gli ultimi episodi, quello di cronaca che arriva dalla provincia di Livorno un bambino aggredito e insultato per il suo essere ebreo, cosa va detto ai giovani? L'antisemitismo è una, butta, una brutta bestia, è un virus per il quale non è stato ancora inventato il vaccino definitivo, siamo nella stessa situazione se vogliamo, anche se il paragone può sembrare strano, siamo nella stessa situazione del covid, quindi contro l'antisemitismo e contro gli altri razzismi bisogna continuare ad agire, a educare, a riflettere, in modo particolare nelle scuole, all'interno delle famiglie con attenzione particolare ai ragazzi che trovano su internet di tutto e di più e bisogna che conoscano, studino, riflettano e si pongano dei perché, si pongano delle domande. Queste sono le armi migliori che abbiamo non per reprimere il singolo atto di antisemitismo, ma per andare verso una società dove siano sempre minori gli atti di antisemitismo e di razzismo in genere. Siate partigiani, dice nel suo messaggio inviato da Roma il presidente dell'Aula, Antonio Mazzeo. È importante esserci nel giorno della memoria perché quello che è accaduto non accada mai più. Sembra tutto così scontato, ma basta vedere quello che è accaduto soltanto pochi giorni fa, a Campiglia Marittima, un ragazzo preso di 12 anni, preso a calci e sputi soltanto perché è ebreo. E allora penso che il nostro lavoro di ricordo, ma anche di racconto alle ragazze e ai ragazzi più giovani, specialmente nel tempo in cui non ci sono più quei sopravvissuti degli orrori del nazifascismo sia importante. Eh, durante la prima votazione eh, del Presidente della Repubblica alla Camera ho avuto il piacere di incontrare e di parlare con Liliana Segre. Eh, a Liliana Segre ho detto grazie, grazie perché attraverso le sue parole, attraverso il suo racconto riesce ad arrivare a tante ragazze e a tanti ragazzi. Allora a noi il compito quello di essere amplificatori della memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. Necessaria la memoria, necessaria ricordare costantemente, dicono i vari gruppi rappresentati in Consiglio regionale. E non possiamo assolutamente dare per scontato che i razzismi, le discriminazioni, le violenze alimentate da sentimenti di odio e di indifferenza siano battuti, anzi come abbiamo visto purtroppo, eh, sono sempre pronti a riemergere anche in una terra che è la terra dei diritti e della civiltà eh, che si chiama Toscana. Eh, quello che è accaduto è sicuramente un episodio che va condannato, la nostra vicinanza, la nostra solidarietà alla famiglia, al, al sindaco che prontamente a dimostrazione di quali sono gli anticorpi presenti e vivi ha anche eh, organizzato una fiaccolata per manifestare la condanna, lo sdegno e appunto la solidarietà a questo ragazzo che ha eh, subito questo atteggiamento di aggressione e di discriminazione. Io credo che noi dobbiamo veramente essere impegnati a promuovere la cultura della memoria affinché l'umanità, affinché il diritto, affinché la pace siano eh, dire, conquistati giorno dopo giorno e perché i fatti che anche oggi ricordiamo veramente non accadano mai più. La giornata della memoria è uno dei momenti in cui siamo sostanzialmente sollecitati a ricordare. Però ci rendiamo anche conto, e lo vogliamo sottolineare con, eh, con, con maggiore forza, come se non bastasse la cronaca, se non bastasse la storia contemporanea, c'è una necessità strettissima di cercare di portare il messaggio di questa giornata nell'attualità, nell nella quotidianità, fra tutti i conflitti e le guerre che sono in corso e che ancora sono basate, quando non sull'etnia, sulla classe sociale di appartenenza o sulla religione. C'è l'esigenza di capire non so sostanzialmente che cosa si è verificato in Europa, non, non soltanto durante e dopo la Shoah, nell'immediatezza della liberazione dei campi di sterminio, ma come fu possibile arrivare a quei momenti, capire come la comunità internazionale in quel momento si comportò e come ci stiamo comportando oggi di fronte a situazioni che sono sostanzialmente, se non alla pari, ma rischiano di essere sostanzialmente l'anticamera di stragi più silenziose e che silenziose sono soltanto perché non sono filmate o non sono sotto l'attenzione dei media o della politica internazionale. Si rende ancora più importante oggi questa giornata perché è giusto evidenziare la cultura della memoria contro la cultura dell'odio. Quello che è successo a Campiglia Marittima deve trovare la condanna di tutta la politica e dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi ma anche sulle, sulle persone adulte affinché si capisca eh, fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere, che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza. E, e ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno, quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale, direi. È indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia conoscerla fino in fondo perché non si ripetano più questi episodi e soprattutto perché non si commetta un errore molto grave che è quello di accumulare tutti i totalitarismi, tutti gli episodi terribili, tutti gli eventi drammatici che la storia europea e direi mondiale ha conosciuto perché solo dalla conoscenza profonda delle radici di questi fatti si riesce a trarre gli antidoti per il giorno di oggi. E questo è fondamentale ed ecco perché anche quando l'Europa ha preso questa decisione di cercare di accomunare, come riunire tutti gli episodi eh, che hanno eh, contraddistinto la nostra storia come in una giornata unica, in un momento unico, io ritengo che sia poco opportuno proprio perché la memoria di ciascuno di essi singola nel tempo in cui è avvenuto, contestualizzata, ci aiuta a quella conoscenza che è l'antidoto migliore per episodi che ancora oggi avvengono. In una giornata come questa, che è del ricordo, eh, bisogna anche saper guardare a quello che molti italiani, molti toscani hanno fatto in quei due anni terribili tra il 43 e il 45, quando decisero di non essere indifferenti, di non voltare la faccia dall'altra parte, parliamo di 150 eh, toscani, e sono tanti. Eh, e altri ancora diciamo, non, hanno, non sono riusciti a, 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 ad avere questo a essere insigniti da Yad Vashem dell'onoreficenza di Giusto. Ecco, in una giornata come questa, eh, ricordare vuol dire anche guardare al futuro e quindi alla memoria. Chi salva una vita in memoria dei giusti toscani. È il volume frutto di una ricerca curata da Alfredo De Girolamo e presentato nel giorno della memoria in Consiglio regionale, lo stesso consiglio che ha editato il volume. La storia di 150 toscani che decisero di stare dalla parte giusta. Tante storie, ce n'è una in particolare che l'ha colpita. Ma Sicuramente quella di Gino Bartali è una grande storia, molto spesso riproposta, perché era un campione già allora e poi lo sarà anche dopo la seconda guerra mondiale, che poteva anche tranquillamente eh, voltare la faccia dall'altra parte. Invece non l'ha fatto e eh, fu insieme a Delia della Costa, al Cardinale di Firenze, furono diciamo, i massimi artefici di quella grandissima rete. Di solidarietà che vide eh, cattolici, mondo del clero, ma anche eh, tantissimi cittadini comuni decidere di eh, mettersi a disposizione per aiutare gli altri. Un lavoro di ricerca che non è terminato, ma continua. Eh sì, perché la è, è, è della cosa bella: sono molto contento che il Consiglio regionale della Toscana faccia suo questo. Questo lavoro e poi questo lavoro possa essere arricchito perché le generazioni future sappiano e possano, nello stesso tempo, non perdere di vista quello che è stato allora. Assieme all'ufficio di presidenza, alla presentazione del volume, anche Ugo Caffaz, consulente della Regione per le politiche della memoria, colui che anni fa inventò il treno della memoria che ha portato centinaia di studenti toscani a conoscere da vicino la tragedia dei campi di sterminio. Devo dire che oggi è l'iniziativa che preferisco, perché in mezzo alla morte, 665 milioni di morti, 13 milioni di campi di sterminio, 6 milioni e mezzo di ebrei, di cui 1 milione e due erano bambini nei forni crematori. Qui parliamo dei giusti, cioè coloro che hanno ridotto, diciamolo così, il, il numero dei deportati. Gli ebrei in Italia furono deportati in 8.000. Pensate su 47.000, questa era la comunità ebraica italiana. 8.000, 8.000, di questi ne tornarono 10%, forse anche meno, perché alcuni morirono dopo per quello che avevano subito. Quindi se non ci fossero stati giusti, quelli 8.000 erano sicuramente di più, sicuramente di più eh, una cosa ci tengo a dire: i giusti, che ha anche elencato splendidamente di Girolamo, sono meno di quelli che ci sono stati, perché? Perché tanti hanno, come dire, eh, non si sono presentati. Poi sono morti i figli, non, non, non l'hanno ricordato. Ma guardate davvero persone, io ho l'esempio della mia famiglia, la famiglia mia, mia sorella, mio padre e mia madre, io non ero ancora nato, e, e le altre sorelle di mio padre. Insomma, almeno dieci persone furono salvate da Roland, dalla famiglia Parlanti, di Chiesino-Ozzanese. Non, non hanno testimoni perché poi anche lì è complicato, è giusto, però secondo me sono giusti. Se non c'era loro non ero nato nemmeno io, questo magari non importa a nessuno. Quindi come luce nessuno, ogni tanto arriva anche alla comunità ebraica, delle lettere trovate, e quindi la ricerca che fa di Girolamo è lunga, e poi ripeto, sono giusti, ma sono giusti, non riconosciuti, nel senso che la parte, diciamo, procedurale non è quella per cui Israele fa questa cosa.